What happened? What happened? Lost power. Lo so ragazzi come vi sentite, siamo amareggiati tutti quanti, 1-0 per Leclerc che va a pesare tanto nel campionato piloti e costruttori. Oggi 22 maggio per la gara di Barcellona, Leclerc al 27esimo giro si è ritirato per un problema al turbo. Fino a quel momento lì il monegasco stava facendo una gara perfetta, gestendo benissimo lo stint con le soft, allungando anche di 5 giri rispetto agli altri, facendo 21 giri. Come vi dicevo anche nel video di ieri, il passo era buonissimo quello di Leclerc e poi anche con le medie stava tenendo un buon ritmo. Ma poi purtroppo abbiamo visto tutti quel problema al motore e si è dovuto ritirare. Purtroppo queste sono cose che capitano, non possiamo farci nulla. Comunque il ritmo di Leclerc era buonissimo e quello dobbiamo tenere in considerazione e essere ottimisti per le prossime gare. Dobbiamo anche considerare che Red Bull si è ritirata in due occasioni, sia in Bahrain con entrambi i piloti e in Australia con Verstappen per problemi di affidabilità. E a Ferrari è successo oggi con Leclerc. È il primo vero problema di affidabilità di Ferrari in gara. Speriamo non capiti anche le prossime volte, ma sono ottimista per questo. Sicuramente per Ferrari pesa tanto vedere Verstappen primo nel campionato piloti e la Red Bull prima nel campionato costruttori. 6 punti di stacco nel campionato piloti tra Verstappen e Leclerc e 26 punti di stacco tra Red Bull e Ferrari nel campionato costruttori. Fatemi sapere nei commenti al vostro punto di vista il momento più bello e il momento più brutto della gara di oggi. Vi ricordo come sempre di lasciare un like per supportare la serie La Formula 1 che nessuno vi racconta. Esce un video ogni 2 giorni dove parliamo di un argomento di Formula 1. Non siete ancora iscritti al canale? Mi raccomando, iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdervi nessun video che pubblico. È molto importante per sostenere questo progetto e ringrazio tutti quelli che l'hanno fatto. Ma ora iniziamo subito con il video e andiamo a analizzare la gara di oggi a Barcellona. Echoed through the ages, Formula One's past shapes its future. Forged in a fight for superiority and supremacy. Come ho detto anche prima, è stata una giornata molto negativa per Ferrari, che ha perso tanti punti sia nel campionato piloti e costruttori. Leclerc aveva tranquillamente il ritmo per portare a casa questa vittoria, anzi aveva un ritmo davvero formidabile, molto superiore a Red Bull e Mercedes. Vedendo anche la telemetria si può vedere che Leclerc continua a girare sul 27 con la soft, agli ultimi giri ha girato sul 28. Non abbiamo più visto il consumo eccessivo che abbiamo visto nell'FP2 per Ferrari, ma abbiamo visto il gran ritmo che ha tenuto anche Leclerc nell'FP3, quindi il ritmo c'era. Purtroppo Leclerc si è dovuto ritirare per il problema al turbo che ha avuto durante il giro 27. Devo fare i miei complimenti a Verstappen perché ha fatto davvero una grandissima gara e si è portato a casa una gran vittoria qua a Barcellona, importante per il campionato piloti e costruttori, nonostante l'errore in curva 4 che ha fatto anche Sainz, ma ne parleremo dopo, e anche il problema del DRS che non gli ha permesso di passare Russell per gran parte della gara. Nonostante ciò Verstappen è riuscito a gestire bene la strategia che gli ha cambiato anche in casa Red Bull, riuscendo a fare un grande undercut e dalle medie le ha usate solamente per 15 giri, poi le ha cambiate con le soft mentre gli altri sono andati tutti su un'altra media, e poi a fine gara ha gestito bene anche il ritmo con le medie. Infatti la strategia per tutti è stata di 3 soste al posto che 2. Da inizio gara abbiamo visto che Red Bull aveva un buon ritmo superiore a quello di Mercedes, ma non al passo con quello di Ferrari. Come ha detto anche Binotto, le stime erano che Mercedes sarebbe arrivata a 40-45 secondi da Leclerc se avesse vinto la gara, quindi una differenza sul giro di 6-7 decimi. Gran secondo posto di Perez, ha fatto una buona gara, gli ha dato il team order ovviamente a fine gara per far passare Verstappen, e Red Bull se la gioca così con Verstappen e Perez: quando Perez è davanti dà il team order per far passare Verstappen, per cercare di far guadagnare più punti possibili a Verstappen per il campionato piloti. Però Perez comunque si dimostra un ottimo uomo di squadra, un gran secondo pilota, e ha avuto comunque un buon ritmo. Ragazzi, ma quello che mi fa venire la pelle d'oca è la terza posizione di Russell. Oggi Russell ha fatto un garone insieme a Hamilton e MVP. Infatti abbiamo visto con Verstappen che ha avuto problemi al DRS per gran parte della gara. Comunque Russell riusciva sempre a difendersi, in particolare in curva 1 riusciva a cambiare il punto di staccata e riuscire a coprire leggermente l'interno mentre staccava, mentre frenava in curva, e questo gli permetteva sempre di non dare la possibilità a Verstappen o gli altri piloti con cui era in bagarre di provare a passarlo. Davvero è stato formidabile sia in partenza e durante la gara nel confronto con Verstappen, e Russell si conferma il talento che tutti sappiamo e di cui tutti parliamo. Podio sarà meritato per lui e speriamo che la Mercedes torni vicino a Ferrari e Red Bull per vedere un mondiale a 3. E ora arriviamo al capitolo Sainz, perché Sainz ha avuto un po' di sfortuna e un po' ce n'ha messo del suo, ha fatto qualche errore. Iniziamo dalla partenza, che ha sbagliato. Infatti ha rilasciato la frizione troppo in fretta, poi l'ha ripresa e poi l'ha rilasciata dopo. Per questo è partito male e ha perso già 2 posizioni in partenza. Quello è stato un suo errore, poteva evitarlo sì, anche perché tutti speravamo in un attacco di Sainz nei confronti di Verstappen. Però vabbè, capita. Un altro errore è stato quello in curva 4, come anche Verstappen. Ovviamente non è stato un errore totalmente suo, perché hanno detto anche dal team radio che c'è stata quella folata di vento che ha contribuito alla perdita del posteriore. Però sicuramente non è solo la folata di vento, ma è anche che lui è arrivato troppo forte in
entrata di curva, in ingresso. Ha perso il posteriore, è andato lungo in ghiaia e lì ha danneggiato anche il fondo, per questo le prestazioni della sua macchina non erano a livello degli altri. E proprio per questo anche a fine gara abbiamo visto che se la giocava con Hamilton, ma non aveva il ritmo di Hamilton. È stato fortunato alla fine che il pilota britannico ha avuto quel problema e ha dovuto fare lift and coast. Problema di temperature troppo elevate nella power unit, per questo ha dovuto fare lift and coast Hamilton. E grazie a questo Sainz è riuscito a prendersi la quarta posizione che aveva perso in precedenza. Da Sainz mi aspetto sempre un podio e almeno finire davanti a Perez. Questa gara non è successo, da inizio stagione ha fatto troppi errori dal mio punto di vista. Deve mettersi in testa che è un secondo pilota, che deve portare a casa più punti possibili per il campionato costruttori. Non sono dell'idea, come penso in tanti, di sostituire Sainz, anche perché ovviamente ha fatto questo biennale con Ferrari, rimarrà fino al 2024, però deve mettersi in testa che deve dare quello che ha, non deve strafare e cercare di fare meno errori possibili e arrivare davanti a Perez. Quello è il suo obiettivo minimo. Ottima rimonta di Hamilton, che è arrivato quinto, ha fatto davvero un garone perché si trovava ultimo a inizio gara. Infatti era partito bene, però in bagarre con Magnussen è andato al contatto in curva 4 e lì ha perso tantissimo, è dovuto rientrare ai box, cambiare gomma. Lui era l'unico partito con la media e ha dovuto metterla soft. Il suo ritmo alla fine era buono, è riuscito quindi a fare una grandissima rimonta da 20° a quinto, ottimo lavoro di Hamilton. Per il resto, gran sesto posto di Bottas, è stato penalizzato dalla strategia, è stato uno dei pochi a fare solamente due soste. Infatti non ho capito perché in casa del Formeo non l'hanno fermato, perché poteva anche arrivare quinto secondo me. Bene le Alpine sul passo gara, settimo con nono Alonso, si confermano molto competitivi. In particolare Alonso partiva in fondo perché ha dovuto cambiare motore alla quarta power unit, quindi partiva 20° ed è riuscito comunque a arrivare nono, quindi tanta roba per l'Alpine. Ottavo Norris, buona gara, ma la McLaren si conferma ancora in difficoltà. E decimo Tsunoda, buono, che è riuscito ad arrivare anche davanti al suo compagno di squadra, un Alfa Tauri che fa fatica in qualifica, in particolare in gara riesce a fare meglio sul passo. La giornata di oggi è negativa, sì, come ha detto anche Binotto, devono verificare se riescono a recuperare questa power unit, quindi se non è del tutto persa. A Monaco probabilmente arriveranno con la power unit 1 con cui gireranno, ma una pista come Monaco non fa la differenza, avendo appunto velocità massime ridotte. Sarà difficile recuperare questa power unit, però sarebbe molto importante, così da non andare alla terza power unit nelle prossime gare per Leclerc. È un boccone amaro da mandar giù, ma sono molto confidente per le prossime gare, per il ritmo, la performance che ha trovato Ferrari oggi. Fatemi sapere nei commenti qual è il vostro momento più bello e più brutto della gara. Dal mio punto di vista il momento più brutto ovviamente è il ritiro di Leclerc, e il momento più bello la bagarre tra Russell e Verstappen, quando Verstappen ha avuto dei problemi con il DRS. Lì mi sono divertito tantissimo. Vi ricordo come sempre di lasciare un like per supportare la serie, la Formula 1 che nessuno vi racconta. Esce un video ogni due giorni dove parliamo di un argomento di Formula 1. Vi ricordo anche di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video. Qui da Russell è tutto, ci vediamo al prossimo video.